ci sdraiamo a terra, portiamo la testa a terra, allineate bene il corpo, gambe piegate, i piedi ben poggiati al pavimento, sempre in linea con le nostre ginocchia e con il nostro bacino. Portiamo le mani dietro la nuca, incrociate bene. I gomiti, vi ricordo, sono sempre nel campo visivo, quindi non allargate troppo le braccia. Prendiamo aria, buttando fuori aria, portiamo lo sguardo verso il pube, solleviamo il capo e torniamo giù. E lo ripetiamo per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, appoggia il capo a terra, porta la gamba destra e la gamba sinistra in alto, sempre le ginocchia sopra il bacino e appoggia bene la colonna al tappetino, quindi attiva ancora di più l'addome e per 10, 1, 2, sostieni sempre bene il cavo con le mani, 3, 4, 5, sali scavando l'addome, 6, senza sforzare i muscoli del collo, 7, 6, 8, scusate, 9, 10, rimango su, distendo la gamba destra, sinistra, mantenendo la gamba destra piegata e vado a cambiare per 10 volte, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mantieni lo sguardo avanti, 8, 9, 10, ritornano tutte e due le gambe, le riporto a terra, di nuovo il capo a terra e ripeto la serie dall'inizio, sempre 10, 10, 10, prendi aria, butta fuori e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porto tutte e due le gambe in alto, appoggio bene la colonna al pavimento e ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani su, sguardo al centro delle gambe, mantieni forte le braccia sul capo e per 10, 1, 2, gambe forti e distese, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chiudo le gambe, appoggio il capo, riporto i piedi a terra. Portiamo il braccio destro lungo la gamba sinistra, in diagonale, e per 10 volte direzioniamo la mano verso l'esterno nel ginocchio sinistro, lo sguardo alla mano. Sono le costole di destra che vogliono avvicinarsi al fianco sinistro e poi torno giù. 2, 3, butta fuori aria, 4, ricordati di respirare, 5, 6, 7, 8, 9, a 10 rimani su, piccoli molleggi verso l'alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendo giù, porto la mano destra dietro il capo e il braccio sinistro lo distendo lungo la gamba destra e per 10 volte la mano sinistra raggiunge il ginocchio destro, lo sguardo la segue, le costole di sinistra si avvicinano al fianco di destra e giù e 2, 3, 4, 5, quindi l'obiettivo è il ginocchio non il pavimento, 6, 7, 8,
9. A 10 rimango, piccoli molleggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porto tutte e due le mani dietro la nuca. Prendo aria, buttando fuori l'aria, stacco la gamba destra e la gamba sinistra e appoggio completamente la mia colonna a tappetino. Scava bene l'addome, mantienilo forte. Sollevo il capo, vado prima verso il ginocchio destro e poi lo appoggio, appoggio il capo a terra e poi verso il ginocchio sinistro e appoggio. E di nuovo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ritorna con il capo al centro, poggiato a terra, prendi aria, buttando fuori aria, porto lo sguardo al centro delle gambe, mantengo le spalle e il capo sollevato, mentre distendo la gamba sinistra, vado verso il ginocchio destro, quindi le costole di sinistra verso il fianco destro. Butto fuori l'aria, scusate, e vado verso sinistra. E di nuovo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torno al centro, riporto il capo a terra e ripetiamo. Ricordatevi, respirate, sono sempre... La sensazione è sempre quella di portare le costole verso il fianco, non di andare verso il basso, ok? Quindi lavorate bene l'addome, immaginate un elastico tra le costole e il fianco. L'elastico si deve accorciare. Quindi riprendiamo dai primi, sollevo il capo, vado verso sinistra, appoggio il capo a terra. E due, quindi l'obiettivo è il ginocchio. 3, 4, 5, i gomiti sono immobili, 6, 7, è il busto che si sposta, 8, 9, 10, torno su, mantengo il capo al centro, mentre stendo la gamba sinistra, vado verso destra, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, torna al centro, appoggia il capo a terra, le mani al pavimento, allunga le gambe avanti a te, le braccia dietro e allunga bene l'addome. Allungo tutto il fianco e la parte destra del corpo e poi a sinistra, destra, sinistra. Afferra le gambe dall'interno, spingili in avanti, porta lo sguardo verso le ginocchia e sali su. E ci mettiamo sul fianco destro, appoggio tutte e due le gambe, se vuoi piega il braccio, appoggio la testa, altrimenti puoi utilizzare un asciugamano per sentire la testa più comoda. Cerca di allineare bene la colonna, di non chiuderti in avanti, quindi di sentire tutta la colonna lunga, dalla cervicale fino alla parte bassa della schiena. I piedi rimangono vicini. Il ginocchio sale, quindi divario le gambe e poi lo riporto giù. Sento il lavoro dell'addome e dei glutei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ripeti ancora per 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso solleva la gamba, distendo completamente la gamba lungo il corpo, non in avanti, quindi è lungo, quindi apri bene la piega dell'inguine. E piccoli molleggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ancora 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, chiudo, prima di passare sull'altro fianco vado in polveria, porto le braccia, le mani alla fine del tappetino, le ginocchia dall'altra parte, sollevo i piedi da terra, se vuoi incrocia e vai ad allungare, adesso riportando, ad allungare il busto, scusate, riportando le spalle in linea con le mani. Sento l'addome forte, il sedere non è in su, segue la linea, devo arrivare parallela al pavimento, piego i gomiti verso l'esterno e buttando fuori aria risalgo, vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stendo, allunga la colonna e cambiamo lato. Mi allineo sempre al tappetino, un ginocchio sull'altro, colonna dritta, testa dritta, 1 per 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, solleva la gamba, la distendi e piccoli molleggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, scava bene, 10 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chiudo, ritorno in quadrupedia. Cado sui gomiti, vado nella posizione in plank, allungo bene le gambe dietro, attivo l'addome, attivo i glutei, sollevo la gamba destra, la sensazione è quella di spingere il tallone dietro la parete al soffitto e poi lo riappoggio per 10 volte, 2, sinistra, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, appoggio le ginocchia a terra delicatamente, riallungo la colonna portando il sedere verso i talloni, respiro e lentamente salgo su.